Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è uno dei perni difensivi sia della Juve che della nazionale italiana, ovvero Leonardo Bonucci, che ottiene questa versione Team of the Tournament per le splendide prestazioni conseguite con l'Italia appunto nell'Europeo. Una carta decisamente interessante, con ottimi valori che secondo me lo rendono il difensore italiano e della Serie A più completo. Magari non quello più forte difensivamente, infatti ritengo Barzagli e Chiellini un bello più forti sotto quell'aspetto, però sicuramente il più duttile, sia per il dribbling che per il passaggio, che è il suo punto forte, ma questo lo andremo a vedere più avanti. Iniziamo subito a vedere in generale le statistiche, iniziando dalla velocità. Troviamo un 72 sulla carta che è un valore discreto, non è né l'80 di un Boateng, ad esempio, ma neanche il 30 di un Mertesacker, quindi un valore più che buono. Per quanto riguarda il dribbling, invece troviamo un bel 73 sulla carta, che per un difensore centrale è un valore di tutto rispetto. Tra queste statistiche troviamo addirittura un 89, quello per quanto riguarda la reattività, che lo aiuta molto in fase di impostazione perché riesce a girarsi in un fazzoletto nonostante non sia un grandissimo dribblatore. Visto il dribbling, andiamo a vedere il tiro. Troviamo un 61 sulla carta, con statistiche ovviamente basse per quanto riguarda posizionamento e finalizzazione, visto che stiamo parlando di un difensore centrale, mentre invece troviamo un 84 per quanto riguarda la forza tiro e il 71 per quanto riguarda i tiri dalla distanza. Quindi magari se vi capita l'occasione, un tiro così da fuori area molto ignorante ci sta e magari entra così, random. Detto ciò, andiamo a vedere i valori difensivi, che ovviamente è il suo punto forte. Infatti troviamo un bellissimo 89 sulla carta, con valori tutti superiori all'86 e 2 sopra il 90, ovvero il contrasto in scivolata e il contrasto in piedi. Qui non credo ci sia nient'altro da aggiungere. Per un difensore centrale con un 85 di overall, sono dei valori di tutto rispetto. Il passaggio. Il passaggio, come dicevo prima, è il vero punto forte di questo giocatore, oltre ovviamente ai valori difensivi. Infatti, come potete vedere anche dalle clip, ho basato la review su questo. Perché, come detto all'inizio, magari difensivamente in Serie A c'è qualche giocatore che è superiore, però per quanto riguarda la fase di impostazione, il migliore è lui. Infatti troviamo un 70 di passaggio sulla carta, che magari può non sembrare altissimo, però ad esempio c'è un 77 di passaggio corto, un 81 di passaggio lungo e anche un 70 di visione, che sono valori abbastanza bassini. Però ci sono da considerare due fattori. Il primo è che stiamo comunque parlando di un difensore centrale. Il secondo è che a me sembrano abbastanza buggati in positivo, perché soprattutto per i passaggi lunghi non ne sbaglia uno, e se lo sbaglia è perché magari l'altro giocatore sbaglia l'inserimento. Ma normalmente i palloni sono tutti sui suoi piedi. Infatti, come dicevo prima, ho basato praticamente la review su questo aspetto, sulla sua duttilità e sulla sua utilità, perché praticamente va a farvi il regista difensivo. E proprio grazie a ciò potrete permettervi di usare magari un centrocampo meno tattico e più roccioso per difendere il risultato, tanto ad impostare ci può pensare tranquillamente lui. Infatti, se vedete nella squadra ho usato Allan e Jorginho, che non sono dei Pirlo praticamente, quindi. E devo dire che nonostante non abbia fatto assist o gol, se non ricordo male, comunque è stato molto decisivo in fase di impostazione anche d'attacco. L'unica cosa che non mi è piaciuta di questo giocatore è il fatto che sia troppo statico. Magari altri difensori si allargano se il terzino è rimasto in avanti o sbagliano un po' di posizione, lui invece resta perennemente dietro, che può essere anche una cosa positiva proprio appunto per il fatto di impostare, magari sta 2-3 metri più dietro e ha il tempo di alzare la testa, guardarsi intorno e liberare l'area. Però a me sinceramente non è piaciuto molto. Detto ciò, andiamo con l'analisi andando a vedere le statistiche del fisico, dove troviamo un bel 85 sulla carta, anche qui con statistiche molto alte. Infatti troviamo un 87 di forza fisica, che in game si vede tutto. Infatti l'attaccante, a meno che non sia un Lukaku o che ne so, un Hulk, viene facilmente sovrastato a livello fisico. Il valore anche di aggressività molto alto lo troviamo vicino al 90, che per me è una cosa ottimissima per un difensore centrale. E soprattutto l'elevazione, dove troviamo un 89, che unito alla sua altezza di 1,90 m potete ben capire quanto sia forte nel gioco aereo. In conclusione andiamo velocemente a riepilogare i pro e i contro.
Tra i pro troviamo assolutamente il passaggio, perché come detto già e ripetuto tante volte è la cosa che mi è piaciuta di più di questo giocatore. I valori difensivi, perché beh, comunque anche se ne ho parlato abbastanza poco, sono tutti ottimi e quindi sarebbe stato brutto non metterli. Il gioco aereo, perché è forte, è molto 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 forte anche lì. La forza fisica, perché come detto prima è molto difficile da spostare, anzi, a meno che non abbiate dei giocatori molto fisici, sarà sempre vincere per quanto riguarda gli scontri appunto fisici. E per finire il prezzo, perché con 30-31 mila crediti circa ve lo porto a casa. E per me, se volete fare di tutto rispetto, questa versione di questo giocatore dovete averla. Alla fine non costa tantissimo, quindi direi che ci sta. L'unico con, come detto prima, per me è il fatto che sia molto statico. Ripeto, può tornare utile in fase di impostazione, però per me è un difensore che non si allarga molto e fa poco movimento. Diciamo che gli preferisco altri. Come voto finale gli ho dato 9. Magari a qualcuno storcerà il naso, potrà dire, ma se a lui dai a 9, ad altri difensori tipo Barzagli, Tozzo, quando dai 15? Beh. L'ho ripetuto in questa review credo almeno 4 volte. Difensivamente in Serie A non è il migliore, ci sono giocatori più forti come ad esempio appunto Barzagli, Tozzi, anche lo stesso Miranda o Koulibaly. Però la cosa che lo rende veramente forte è appunto la sua duttilità, perché ha una buona velocità, degli ottimissimi valori difensivi per quanto riguarda il fisico. Un ottimo passaggio, ha anche un discreto dribbling che lo aiuta magari a liberarsi dell'uomo per poi servire il compagno. E anche un tiro dalla distanza che non mi è dispiaciuto più di tanto, quindi almeno a mio parere è il difensore più completo del nostro campionato, quindi questo voto lo ritengo più che sacrosanto. Con questo il video finisce qui, vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate per farci sapere la vostra opinione. Un saluto, addio!